digio.it e la storia continua. La romanizzazione di Milano dal 194 al 49 a.C. La zona del Carrobio, angolo Via Medici La spinta espansionistica dei Celti verso sud, anticipata nel 390 a.C. dal saccheggio di Roma da parte dei Senoni di Brenno, l'ultima tribù celtica arrivata in Italia e stanziata nelle Marche, e quella dei Romani verso nord portarono alla battaglia di Talamone del 225 a.C dove morirono 40.000 celti e alle definitive sconfitte di Casteggio del 222 avanti Cristo e di Como del 194. I boi che continuarono la guerra furono annientati. Gli insubri invece preferirono patteggiare l'indipendenza e di questo periodo c'è la coniazione delle dracme padane, con l'impegno di fornire al bisogno aiuti militari e parteciparono anche a bloccare l'invasione dei cimbri. La liberalizzazione degli scambi e la posizione centrale comportarono per la città un periodo di floridezza economica e nel contempo la sua progressiva romanizzazione. L'Insubria fu subito chiamata Gallia Cisalpina e la città Mediolanum. Venne edificato il Forum Pretorium, ubicato nell'area di Piazza San Sepolcro, dove si incrociavano il Cardo Massimo e il Decumano, e venne costruita una cinta muraria quadrata che racchiudeva un'area di 60 ettari con quattro porte. Vercellensis Romana Ticinensis e una situata nell'attuale Piazza della Scala. La torre in mattoni visibile a carrobbio, parzialmente incorporata nelle case, costituisce la più antica testimonianza della città. La torre fiancheggiava Porta Ticinensis con davanti un quadrivium, poi un carrubium. E oggi Carrobbio. E venne riscoperta dopo i bombardamenti del 1943, demolendo degli edifici pericolanti che la inglobavano. Per visitare l'interno occorre chiedere il permesso al bar-ristorante. Nel 49 a.C., come ricompensa per gli aiuti ricevuti durante le campagne militari, con la famosa Decima Regio. Giulio Cesare concesse ai milanesi la cittadinanza romana. Nel 7 d.C. Augusto riordinò il territorio italiano, includendo anche Mediolanum, che divenne capoluogo della undicesima regione, la Transpadana. E la storia continua.